Arte, passione, mani d'oro, volontà senza fine, tante belle idee luminose, appunto, come lo sono quelle che portano a Vienna una luce di Natale che viene da fuori, con idee mutuate dallo stile vecchia Vienna, ma anche da dentro, con le sculture in ferro, vere opere d'arte degli artigiani viennesi. Nel cortile di Palazzo Simoni Fè, infatti, la carrozza di Cenerentola è in attesa che scocchi la mezzanotte della favola, mentre nel cortile della Fontana un magnifico cigno reale si posa accanto alla fontana ottocentesca dopo un volo regale sulla Valle dei Magli. La comunità montana di Valle Camonica, che crede nelle iniziative legate alla continuità dei progetti, ha sostenuto concretamente la proposta di Bienno. Questa opera è stata realizzata da un fabbro di Bienno che l'ha realizzata nella propria fucina. Invito tutti a avvicinarsi e a vedere. Questo non è solamente delle luci, ma questo è veramente un balletto di ferro che consente di dare veramente vita a questi elementi. Qua vediamo un cigno, nella parte bassa del centro storico troviamo un cavallo, una carrozza. Quindi è veramente un motivo in più per venirci a visitare e per far sì che Bienno sia sempre un po' riconosciuto come la perla della Valle Camonica. Bienno in questo caso da ormai diversi anni sta facendo un percorso di qualità nell'artigianato, di qualità nella presenza di artisti, e oggi anche le luminarie sono il frutto di un percorso lungo, non è un'improvvisazione, ma è una qualità che nasce da un percorso costante di alto livello e che anche in alcuni aspetti, anche del decoro urbano, riescono a dare degli aspetti di assoluta novità, cioè c'è una qualità specifica anche di queste luminarie. Questo anno abbiamo continuato a lavorare, non ci siamo fatti demordere dal Covid, abbiamo continuato a credere in questi ed altri progetti e oggi li presentiamo, seppure a un pubblico modesto causa restrizioni, in futuro sicuramente il pubblico sarà sempre maggiore e conoscerà a Bienno questa vetrina a cui tutti intanto noi aspichiamo. La presenza di artisti che si alternano a Bienno, la presenza di artigiani che si alternano a Bienno, ha sicuramente fatto crescere anche le capacità degli artigiani e degli artisti del luogo e quindi la capacità di offrire situazioni che qualificano la valle intera. Visitare Bienno per chi lo potrà fare in questi giorni seguendo le regole previste sarà come immergersi nell'atmosfera da favola così ricca di luci come nello schiaccianoce di Tchaikovsky. Le vie di uno dei borghi più belli d'Italia, infatti, sono la scenografia ideale di una bella atmosfera di Natale.